parliamo di un tema un po' particolare, ovvero di libri per bambini. Più precisamente di figure femminili all'interno di alcuni libri per ragazzi che ho recuperato nell'ultimo periodo. Ora vi racconto com'è nata tutta questa storia. Lui non ha bisogno di presentazioni, se ne è parlato moltissimo, ne ho parlato anche io sul canale quando l'ho letto, è tutta colpa sua se ci troviamo qui oggi. Perché? Allora, questo è Storia della Buonanotte per bambine ribelli, un progetto che ha avuto un'origine molto interessante, che fa riflettere, perché è un progetto di due autrici italiane, che sono Elena Faviglia e Francesca Cavallo. Loro vivono e lavorano in California e hanno fondato un progetto creativo, una media company che si chiama Timbuktu Labs, che si occupa di progetti per bambini. Un paio d'anni fa hanno fatto partire un crowdfunding online per raccogliere i fondi necessari a dare vita a questo progetto, al progetto Rebel Girls. Hanno raccolto più di 20.000 diciamo più di 20.000 persone si sono rese sostenitrici di questo progetto e il progetto ha visto la luce. Un progetto che è sfociato in una forma cartacea, in un volume cartaceo, prima in inglese nel 2016, poi in, se non sbaglio, febbraio 2017 è arrivato anche in versione italiana. Sono 100 profili biografici di 100 figure femminili rilevanti per la storia mondiale, disseminate sui 4 continenti e su gran parte della storia mondiale. Rappresentano figure legate alle arti, agli sport, alle scienze, alla cultura. Un progetto molto bello, un progetto che ha visto succedersi a livello grafico 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo, che avevano l'incarico di creare dei ritratti. La struttura del libro è molto semplice, si sviluppa su due facciate per ogni donna. Questa è Margaret Thatcher, una pagina dedicata alla storia della donna e la seconda dedicata al ritratto. La bellezza grafica non ha bisogno di parole, nel senso che vedere avvicendarsi tra l'altro 60 stili diversi su 100 figure femminili ha assolutamente il suo perché. Quindi, diciamo così, io sono assolutamente pro al progetto in sé, la veste grafica è stupenda, questo è sicuramente un bellissimo oggetto da avere in libreria. La mia perplessità, vi avevo anticipato qualcosa nel video in cui vi dicevo che l'avevo letto, riguardava più che altro l'impostazione data ideologicamente al lavoro. Innanzitutto non mi piaceva che fossero indirizzate, che queste 100 storie della Buonanotte fossero indirizzate semplicemente alle bambine, perché trovo che il grosso problema del femminismo contemporaneo sia quello di autoghettizzarsi, ovvero di continuare a autoreferenziarsi e a parlare a se stesso, escludendo sempre quello che è l'altra metà del cielo. È ovvio che io, nonostante sia madre di un maschio, per la mia formazione, per la mia esperienza, per tutta una serie di cose, non sia necessariamente portata a non comprare questo volume semplicemente perché c'è scritto per bambine. Ma dobbiamo tener conto del fatto che gran parte della popolazione invece fa così, cioè diciamo così, una mamma media, una nonna media, un nonno, un papà che entrano in libreria cercando un libro per un maschio difficilmente comprerebbero questo perché c'è scritto per bambine ribelli. Non sto dicendo che è giusto, è la cosa più sbagliata del mondo, ma è quello che succede secondo me. La seconda cosa che mi dà terribilmente fastidio è la scelta della parola ribelle. Sono d'accordo, sono storie di bambine ribelli, ma non trovo corretto che le bambine di oggi debbano sentirsi ribelli se desiderano studiare la matematica. Nel mondo che vorrei, ogni bambino, maschio o femmina, potrebbe scegliere il proprio indirizzo nella vita senza trovarsi davanti l'etichetta di ribelle perché sceglie di fare un qualcosa che non è conforme all'abitudine. Quindi diciamo che
che ci sono queste cose che mi urtano un pochino a livello di impostazione. L'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è la scelta di condensare in così poco spazio le storie delle donne. Perché? Perché in gran parte dei casi, purtroppo, sono un po' svilenti, un po' sminuenti. Non ci ho ritrovato la verve che queste donne così ribelli sicuramente hanno avuto. E quindi mi è sembrato che il messaggio andasse un po' smorzandosi, perché manca un po' di entusiasmo. Ci sono delle vite di donne che io conosco un pochino di più perché per formazione le ho studiate. E insomma, cioè, non lo so, io faccio sempre l'esempio della biografia di Virginia Woolf, ma sì, è vero, tutte cose vere. Virginia Woolf era una donna depressa che ha sposato un uomo e ha passato gran parte della sua vita reclusa in una soffitta a scrivere della sua depressione e di quello che le passava per la mente. Tutto molto vero, ma un po' sminuente, un po' svilente, se vogliamo davvero trasmettere alle bambine chi era Virginia Woolf e perché dovrebbero seguire le sue orme, perché dovrebbero seguire le orme di una depressa chiusa in soffitta che si è suicidata buttandosi in un fiume con le pietre nelle tasche. Non ha un senso spiegata così. Spiegata da un altro punto di vista potrebbe avere il suo perché, il suo status di icona. Quindi diciamo che questo progetto, molto bello a livello grafico, aveva secondo me delle pecche. E quindi questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto molto riflettere soprattutto quello che ne ha originato, la polemica che ne ha originato. Ha il pregio di aver portato alla ribalta quello che è il problema delle figure femminili nell'editoria per ragazzi, e quindi ha sicuramente un pregio. Mi ha molto incuriosita il fatto, la conferma che ho avuto del fatto che non si possa, o meglio, sia molto difficile criticare un progetto di stampo femminista perché si passa subito per ma perché tu sei antifemminista, ma guarda, hai questa concezione così maschilista, così retrograda. No, perché anche se un progetto parte da buoni propositi e poggia su buone basi e ha degli aspetti positivi, non necessariamente se io lo critico è perché il progetto in toto non va bene. In questo caso ho trovato che non fosse così scevro da errori, privo di pecche e assolutamente straordinario come un po' ce l'hanno voluto vendere. Ricordiamoci comunque che questo progetto ha avuto il sostegno di una campagna di promozione e di lancio molto pesante, anche perché l'editore italiano è comunque Mondadori, non l'ha pubblicato una piccola casa editrice di periferia, e quindi chiaramente lo hanno portato in tutte le librerie, in tutte le vetrine, in tutte le fiere di settore, e hanno fatto molto bene. Criticare il progetto però è sacrosanto, o meglio criticare gli aspetti del progetto che secondo me potevano essere implementati, anche perché c'è sempre tempo per fare meglio. Partendo dalla lettura di Storia della Buonanotte per bambine ribelli, ho iniziato a fare una ricerca di quelli che erano i titoli a disposizione all'interno dell'editoria per ragazzi, simili, progetti simili, per vedere che cosa c'era di disponibile, se qualcosa era già stato fatto e se c'era qualcosa che rispecchiava meglio le mie necessità. Vi anticipo che l'ho trovato, ma ne parliamo con calma. Prima volevo parlarvi di un progetto che secondo me aveva il pregio di risolvere il mio primo problema. Il mio primo problema, se vi ricordate, era quello dell'indirizzarsi soltanto alle ragazze. Ed era un discorso un po' più ampio, nel senso che a me sarebbe piaciuto avere un volume di Storie della Buonanotte per i bambini che raccogliesse le storie dei grandi uomini e delle grandi donne della storia, perché mi piacerebbe raccontare a mio figlio che la storia del mondo, della medicina, della scienza, della cultura, della storia, dell'economia, è fatta da uomini e donne, ma senza avere il conteggio preciso, 4 donne, 6 uomini, 2 donne, 5 uomini, ma donne e uomini, perché mi piacerebbe che crescesse con l'idea che tutti possono fare tutto, senza che la discriminante sessuale vada a aumentare un contatore statistico. Da questo punto di vista, una collana che ho trovato e che rispecchia un po' questo mio desiderio c'è, ed è la collana delle edizioni L chiamata I Grandissimi. Si chiama I Grandissimi proprio perché racchiude in volumetti molto brevi, della durata di circa 50 pagine, scritte però molto grandi e
con delle illustrazioni molto belle peraltro, la storia di grandi uomini e grandi donne. Qui sta chiaramente a voi scegliere, c'è un catalogo molto vasto che va da Falcone Borsellino, Cleopatra, Mozart, Spartaco, Marco Polo, Frida Kahlo, Einstein, chi altro abbiamo? Rosa Parks, poi ci sono i Beatles, chi altro c'è? Aspettate, Lucy la prima donna, Marie Curie la signora dell'atomo, insomma ci sono vari uomini e varie donne, tra l'altro è una collana in fieri, raccontati. Chiaramente qui lo spazio richiesto alla storia è un po' più lungo, non è una sola pagina, non è una favoletta, è una favola che può essere letta in più sere per andare a letto, tra l'altro questa va più o meno secondo me per bambini della stessa età. Io ho letto Rosa Parks e Frida Kahlo e vi devo dire che sono molto belle, perché pur essendo delle storie per ragazzini e quindi chiaramente omettono delle cose, sorvolano su i dettagli troppo lunghi e noiosi, ma non tolgono niente ai due personaggi. Due personaggi che erano nella raccolta di cui parlavamo prima e di cui mi era mancato un pochino la verve, un pochino il background, quello che fa la cornice che le rende le grandi donne che sono state. E quindi questa collana risolveva il mio primo problema e infatti io ve la consiglio. La pecca è chiaramente che non esistono così tanti volumi, non è così ampia, però essendo una collana in fieri, secondo me è un bel progetto. Progetto che mi aveva molto intrigato e che invece secondo me si è perso un po' per strada è questo della collana I Magnifici Sette, sempre Mondadori, in questo caso Chiara Carminati. La collana racchiude sette storie divise per argomenti, per esempio ci sono le sette meraviglie del mondo antico, i sette re di Roma, in questo caso sono le sette arti in sette donne. Candidato italiano tra l'altro al premio internazionale Hans Christian Andersen nel 2016, e qui si racconta la storia di Artemisia Gentileschi per quel che riguarda la pittura, Clara Schumann per la musica, Gaia Aulenti per l'architettura, Wisława Szymborska per la poesia, Camille Claudel per la scultura e Alice Guy per il cinema. Un bel progetto, donne particolari, storie interessanti, in questo caso storie un pochino più lunghe, una sola illustrazione che sicuramente non è il fulcro della storia e poi delle storie abbastanza ampie ma non troppo lunghe. Tenete presente che il totale delle pagine è di circa 100 pagine per 7 storie. Il problema è che le ho trovate un po' aneddotiche, quindi piacevoli in alcune parti da leggere, ma mi sembrava che mancasse un po' il filo. Nel senso che, non lo so, vi faccio l'esempio, conoscendo la storia di Wisława Szymborska, leggendo questo c'erano degli aneddoti simpatici che potevano essere delle aggiunte, ma mancava un po' anche in questo caso un po' il contorno, era un po' monca come storia e mi immaginavo di leggerla a un ragazzino e di dover innestare all'interno delle spiegazioni per fargli capire di che cosa stavamo parlando, di chi stavamo parlando e contestualizzare il tutto. Anche in questo caso una bella idea mi si è un po' persa per strada. Altro progetto molto interessante è quello a cura di Rita Levi Montalcini per le edizioni Gallucci. Questa è un'edizione vecchia perché il progetto risale al 2008 questo qui l'ho preso in biblioteca, ma ho visto in libreria che l'hanno riedito, perché chiaramente questa cosa delle bambine ribelli ha fatto bene al mercato editoriale, perché ha fatto sì che molte di queste opere tornassero un pochino alla ribalta. Questa era appunto l'edizione originale, diciamo, ed è un catalogo di donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni nostri, suddivise per epoche, quindi dall'antichità al Medioevo, dal Rinascimento al 600, il 700, l'800 e il 900, anche in questo caso brevissime biografie di una, due pagine, scritte con caratteri piuttosto grandi, che ci fa pensare quindi a un pubblico un po' giovane. In realtà la Levi Montalcini con Giuseppina Tripodi, che è la curatrice,
Insomma, qui è complicato. Intanto sono quasi tutte scienziate e va benissimo. Il problema è che si citano i titoli delle opere e le loro ricerche con le loro scoperte, con i nomi veri. Ed è giusto, è perfetto. Però anche in questo caso allora ho bisogno di un pubblico, loro qui lo consigliano infatti dai 13 ai 99 anni, perché spiegare la chimica, la fisica con non so, l'astronomia, parlando di atomi, parlando di molecole, citando i nomi giusti, che è corretto perché io non sono per le semplificazioni, però mi richiede una preparazione tale del ragazzino per la quale possa capire, anche perché è veramente un catalogo molto vasto e non lo nego. Dopo un po' diventa pesantino da leggere alla terza chimica, alla terza astronoma, insomma, non proprio una letturina di intrattenimento, però un progetto interessante ancora una volta. E poi sulla mia strada ho incontrato le edizioni Sinnos, perché girando in internet alla ricerca appunto di titoli per questo video, mi sono imbattuta in Cattive ragazze, 15 storie di donne audaci e creative, Assia Petricelli, Sergio Riccardi. Questo è un volume del 2013 che ristamperanno nell'estate con le tavole a colori. Le tavole? Sì, perché qui siamo davanti a dei fumetti. Questa è la struttura delle donne. Prima c'è il nome con data di nascita e morte e un ritratto e sotto un riassunto per episodi importanti di chi fossero queste donne. Dopodiché a fumetti viene raccontata la vicenda. Intanto le tavole mi piacciono molto. Poche tavole, sono 3-4 pagine di tavole e basta per ogni donna. Le tavole mi piacciono molto. Mi piace lo stile grafico. Mi piace come scelgono di raccontare la storia. Ancora una volta, perché mi piace molto? Intanto risponde a delle mie necessità. Anche in questo caso le ragazze sono cattive, ma attenzione, non è il pubblico di riferimento, non è per ragazze cattive, sono loro le ragazze cattive. Sono 15 storie di donne audaci e creative, loro, non il pubblico di riferimento. Ancora di più, nell'introduzione si dice che queste storie ci aiuteranno a farvi sentire più ricche e più ricchi. Un po' di questo patrimonio è narrato in questo libro per i ragazzi e le ragazze di oggi, che iniziano a scrivere la loro storia. La libertà delle donne riguarda anche gli uomini, perché cambia anche la loro vita. Per me, già qui avevano vinto nell'introduzione. Le storie sono raccontate benissimo, secondo me, perché forse la forma grafica aiuta un po' di più a trasmettere il contesto, a trasmettere alcune cose che in una singola pagina si fa fatica a raccontare, ma io ho trovato questo il volume più bello di quelli che ho letto per questo progetto. Le storie raccontate sono varie perché c'è giornalismo, arte, musica, politica, c'è di tutto dentro. C'è la Alfonsina Morini Strada, che c'era anche nel libro della Buonanotte per le bambine ribelli, e quindi la ciclista, c'è Angela Davis, ci sono tutte, anche in questo caso raccolgono tutto il mondo, anche in questo caso raccolgono gran parte della storia, ma questo progetto si confà meglio alle mie esigenze. E sono felicissima di aver incontrato questo volume. Tra l'altro, leggevo qua in fondo che è una graphic novel ad alta leggibilità, pensata anche per chi ha difficoltà di lettura o problemi di dislessia. In ogni pagina non ci sono in genere più di 6 vignette, la disposizione dei balloon segue l'ordine dei dialoghi così da rendere la narrazione più lineare possibile. Hanno utilizzato un font che si chiama Leggimi Graphic, progettata in collaborazione con l'Università di Camerino per facilitare la lettura di fumetti e graphic novel. Quindi è un progetto davvero molto interessante, che partiva da buoni propositi, che ha avuto un buonissimo esito, un buon sviluppo, e stanno ristampandolo con le tavole a colori. In più c'è una mostra itinerante dove si possono ammirare le tavole originali.
Bellissimo. Questo secondo me è un gran libro da regalare, bello a livello grafico ma anche a livello di contenuti. E mi piace il messaggio che lanciano. Un progetto tra l'altro del 2013. E chiudiamo con un libro collaterale, perché le edizioni Sinnos, quando gli ho spiegato che cosa stavo pensando di registrare, mi hanno inviato anche quest'altro volume della loro collana Nomos. Si tratta di Nina e i diritti delle donne di Cecilia Delia, che tra l'altro aveva curato l'introduzione che mi era tanto piaciuta alle cattive ragazzi, e con i disegni di Rachele Lopiano. Questa è una storia delle donne nella Costituzione italiana. È un progetto del 2011 e si sviluppa così. Allora, c'è una prima parte, la storia appunto, dove noi conosciamo Nina. Questa è Nina con la sua famiglia, stanno andando al mare e imbarcandosi sulla nave con i biglietti si rende conto che l'unica ad avere un cognome diverso è la mamma. Chiede alla mamma e da lì parte una storia illustrata tra l'altro, ma estremamente tecnica e dettagliata, cioè questo dovrebbero usarlo a scuola, in cui la mamma racconta a Nina la storia d'Italia attraverso tre generazioni, la bisnonna, la nonna e la mamma di Nina, e lo fa raccontandole appunto che cosa era successo prima, il 2 giugno, il primo voto alle donne, le donne nella Costituzione, le donne nel lavoro, la vita delle donne. Ci sono anche delle donne famose, l'episodio di Franca Viola che viene citato in praticamente tutte le raccolte di storie di donne è citato anche qui. Si parla di aborto, si parla di maternità, di diritti della maternità, di diritto di famiglia. Ci sono un sacco di cose davvero molto interessanti. Poi, citando tra l'altro articoli, date, c'è tutta la spiegazione dell'8 marzo. Diciamo che c'è la storia raccontata dalla mamma di Nina e poi ci sono questi box di approfondimento. In fondo c'è l'appendice e l'appendice è molto bella perché c'è questo schema con l'estensione del diritto di voto alle donne nel mondo. Il divario salariale in percentuale è spiegato anche più nei dettagli. Le prime donne dal dopoguerra ad oggi, quindi la prima donna pilota, la prima donna ministro, regista candidata all'Oscar, presidente della Camera, eccetera. Un capitolo molto importante sulla violenza sessuale, con citate le norme, le regole e le punizioni. E poi c'è tutta, diciamo così, la parte storica, la parte testuale, raccontata prima in maniera più discorsiva e narrativa, delle leggi che riguardano le donne nella nostra Costituzione, dal 1930, quindi l'adulterio, il concubinato, il delitto d'onore, citando gli articoli del codice penale. Poi c'è tutto quello che riguarda la tutela delle lavoratrici madri, l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, le donne ammesse nelle professioni, il congedo di maternità, e in fondo c'è anche lo spazio per prendere gli appunti. Vi dico un testo che secondo me dovrebbero adottare nelle scuole, perché è veramente molto completo e mi ha fatto veramente molto piacere riceverlo, lo terrò volentieri in libreria per raccontarlo anche a mio figlio. Bene, questo è quello che è emerso dalla mia ricerca sulle grandi donne nella letteratura per ragazzi, nell'editoria per ragazzi. Chiaramente è solo un piccolissimo spicchio del panorama che c'è a nostra disposizione. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento in generale, dei libri che vi ho mostrato, se li conoscevate già, se ne avete altri da consigliarmi, perché è un argomento che mi interessa molto, e non escludo il ritorno, cioè potrei fare altri video se trovassi altri titoli a tema interessanti di cui parlarvi. Quindi come sempre qua sotto nei commenti, libero sfogo a tutto quello che vi viene in mente guardando questo video. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao!